Questo carta canta lo dedico al mio amico Marcos, o come Per te, cavolo si Marco. chiama, Marcus, Marcus. Marcus Marcos. Questo è per te. Partiamo ruota posteriore, tutta la parte dietro c'è il forcellone alluminio che è... Allora, che cos'è questo foglio? È un foglio, vedete, c'è scritto Ducati, un comunicato dove si conferma, E lo potete vedere adesso anche in sovrapposizione, esatto, ve lo stiamo mettendo. si conferma l'ingresso di Toni Cairoli nella famiglia Ducati e poi soprattutto si conferma, non che ci fossero ancora dubbi, però l'arrivo di Ducati nel Mon motocross. del mondo sì. Ormai, sì, dai, l'avete sentito sicuramente, l'avete sentito parlare, ve l'abbiamo detto noi, ve l'ha detto un po' Un po' tutti, tutti l'hanno era detto, sì. nell'aria, era nel paddock. Allora, era chiaro che qualcosa sarebbe successo, ormai, tranne il nostro amico Marcos, che però è un po' che non commenta, quindi penso se ne sarà Si fatto è una ricreduto. ragione. Ducati arriva nel motocross, questa è la conferma delle conferme, o meglio, la conferma per iscritto da parte della casa e soprattutto arriva con Cairoli. Era nell'aria, ormai se ne parla da giorni, anzi ci si è già portati avanti a parlare di altri piloti, ma per il momento fermiamoci qua. Noi abbiamo deciso di aspettare a parlarne, già anche ieri, quando poi è stato ufficializzato da KTM che hanno, diciamo, preso due strade diverse, Cairoli e KTM, però abbiamo deciso di aspettare per non fare speculazioni inutili Esatto. e per dire, ok, siamo sicuri, le cose stanno così e E abbiamo aspettato vogliamo anche di aspettare il leggerlo momento per iscritto ufficiale. che cosa poi sarebbe successo, almeno quello che possiamo, che sappiamo per ora. Certo, sì. Beh, in realtà, guarda, basta semplicemente leggere: il 9 volte campione del mondo motocross Toni Cairoli si unirà a Ducati nel ruolo di collaudatore di altissimo livello per il nuovo programma racing. Questo Esatto. è un po' il sottotitolo, no, di quello che Esatto, non c'è solo apre. questo in realtà. No. Io dividerei il comunicato in tre parti, perché in una, beh, questa qui è la conferma, appunto, abbiamo detto, dell'arrivo di Ducati nel motocross. Lo sapevamo, l'abbiamo già parlato, anche come farà il suo ingresso, quindi le moto non vi aspettate che domani ci siano nei concessionari, di sicuro non la proveremo domani neanche noi. Ci vorrà un pochino Ci di vorrà un po' di tempo. tempo, faranno l'italiano Sì. per tutto il 2024, probabilmente anche qualche wild card al mondiale, non si sa, Però molto probabilmente ne stanno ne parlando, per stanno questo stiamo a vedere. parlando, c'è Sì, esatto. Lupino, Pilota confermato proprio nella veste di pilota totale e collaudatore, il sicuramente è Alessandro collaudatore, Lupino per il campionato italiano motocross. l'ingresso di Toni come collaudatore sicuramente farà anche da brand ambassador, insomma Certo, stiamo parlando occuperà. di il numero uno dei numeri uno, no? E poi c'è un pezzettino del comunicato che abbiamo fatto bene secondo me ad aspettare a fare questo video perché c'è una cosa molto interessante. La leggo così, no? Si tratta di un progetto pluriennale che vedrà la nascita di una gamma completa di motori e moto da fuoristrada. I modelli entreranno progressivamente a far parte di una famiglia di moto tassellate marchiata Ducati, iniziando appunto dal motocross. Sottolineare quello iniziando. Esatto, iniziamo dal motocross, iniziamo col 4,5, non sarebbe stato un non è un mistero che arriverà anche il 2,5 perché è chiaro, Certo. ma questo vuol dire che arriveranno anche le Ducati da enduro Esattamente. e perché no le Ducati da rally, nel senso quando si dà vita a una famiglia si fa a 360 gradi A e 360. questo, beh, è No, una bella bomba, una figata questa. sì, allora, ritorno al fatto che comunque noi un pochino di aspetti già li conoscevamo. Questa è la carta ufficiale che quindi fa scoprire, fa dire a tutti quanti voi, a tutti quelli che siamo qui come noi poi ad aspettare l'ufficialità della cosa. La cosa è realtà, è vera, succede, succederà, succederà comunque abbastanza breve, da qui in avanti si vedranno un po' delle cose spettacolari, mi verrebbe da dire. C'è anche poi il discorso di Claudio Domenicali. Allora, a me, sinceramente, entrando nel lato un po' personale, mi ha fatto un po' come abbiamo detto, ok, lo sapevamo, ma poi quando lo vedi, vedi effettivamente questi documenti, ti accorgi che questa cosa sta È succedendo vera, ora, è sì. vera. Antonio, c'è stato questo saluto dalla famiglia KTM, che è bellissima la storia che hanno scritto insieme, tutto quello che ha fatto Antonio prima di KTM con Yamaha, l'uomo di successo, è un po' Tony, cioè è la storia, la leggenda per il motocross sicuramente italiano, ma Ma no, beh, mondiale, mondiale. mondiale.
però vabbè, per l'Italia è come dire, chissà se mai avremo nulla a togliere ad Andrea Adamo, a qualsiasi altro pilota di cui vogliamo parlare, però chissà se avremo mai un giorno, un futuro come un altro con un altro Tony Cairoli. Questo ha fatto tantissimo per il nostro sport, quando è entrato in KTM ha fatto tanto anche con loro, adesso è il momento di cambiare. Quindi quando ieri si è visto un po' quel saluto che è arrivato anche così mentre Antonio pubblicava ancora quello che è stato il suo ritorno a Pazzi, un po' in casa sua in Sicilia, ha un po' spiazzato, ci ha spiazzato anche noi. Sì, primo perché non se l'aspettava nessuno. Subito così è arrivato, però. Di punto in bianco. E siamo già qua a cambiare capitolo. Esatto. E siamo già qua a cambiare capitolo. Quindi questo sta succedendo, ora, è tutta verità. E chissà anche che questo non apra un po' le porte a Tony, che comunque in moto ci va ancora molto forte. Chissà che non apra anche qualche spiraglio per fare qualche altra gara. A me gaserebbe tantissimo vederlo di nuovo dietro il cancelletto. A definire. Se Antonio poi ricoprerà. Poi anche negli anni a venire, un ruolo come faceva in KTM, più da team manager, più da collaudatore, più da, secondo me, è un mondo nuovo che si apre. Sì, anche perché c'è di mezzo Maddia anche. C'è di mezzo Maddia. Non l'abbiamo detto, anche questa cosa ormai ben nota a tutti gli appassionati, a quanto pare, almeno per il primo anno, anzi qua si parla di accordo pluriennale, la divisione racing di Ducati Motocross verrà affidata, comunque verrà portata avanti insieme a Famiglia Maddia, Corrado, Marco. Infatti anche Marco sono arrivati praticamente, il team Maddia è arrivato praticamente, il saluto pochi minuti fa, anche loro a Fantic e si lanciano in questo nuovo progetto. Certo, dovrebbe essere bellissimo, potrebbe essere spettacolare magari vedere Antonio su una moto completa. Quando vedremo quella moto che non è una KTM, particolare, nuova di per sé, e soprattutto magari si prenderà parte a qualche gara, magari io penso che all'italiano Precision potrebbe capitare, magari anche qualcosa del mondiale. Io penso più al mondiale. Di per sé dovrebbe essere già un fa tanto effetto, moto italiana, Ducati moto completamente nuovo, è qualcosa di sicuro. C'è il gran colpo qua di Ducati che è entra via allora non entra nel mondiale direttamente. C'è un periodo di sviluppo all'italiano che ci sta, secondo me, magari in ottica di immagine potrebbe non avere un ritorno forte come la presenza al mondiale diretta, ma in ottica di sviluppo sicuramente può beneficiarne, secondo me. E poi gran colpo, cioè non comunichi neanche che fai la moto da cross, perché di fatto fino ad ora niente certo, comunichi direttamente che c'è Antonio Cairoli. I passi sono quelli giusti. Secondo me sono stati bravi a incastrare un po' tutto, perché poi effettivamente quello che possono vedere gli addetti ai lavori è che comunque in questo momento, in quest'ultimo periodo, c'è una sorta di corsa poi nel voler... Allora, una corsa alle armi per quello che riguarda poi il mondo del motocross in generale. Del fuoristrada. Del fuoristrada. E loro in primis è uscita la questione motocross, e adesso tutti gli step stanno arrivando e piano ne arriveranno tante anche di news importanti. Mancano i piloti ufficiali, nel senso chi poi arriverà al mondiale, quando arriveranno, che campionati faranno. Tanta roba e fare tutto questo nel giro di un anno, perché è un anno, anzi meno di un anno che si è ricominciato a parlare di Ducati Motocross. Vediamo, secondo me sono i presupposti per qualcosa di veramente figo. Chiudiamo così, dai, buongiorno, buonasera, qua c'è Antonio Cairoli. Veramente. E quindi... Casa italiana, vai. Pilota italiano, team italiano. Perché qui c'è scritto anche lato prodotto, non si sa ancora assolutamente niente, non penso neanche che la vedremo. Però una cosa è scritta, anzi due cose. Il primo, che è la rincorsa alla massima leggerezza. Si sa che ci sono vari criteri per progettare una moto da cross, uno di questi è la leggerezza. È stato detto anche da Triumph che sarebbe stata la più leggera, se non una delle più leggere. Adesso lo rilanciano di nuovo. Lo confermano. E soprattutto la moto è Desmo. E per chi non sapesse, in breve, le valvole, al posto che avere la molla, hanno degli alberini. Questo rende il processo di alzata delle valvole molto molto più preciso. È una soluzione che utilizza Ducati ormai solo su alcune moto come la Panigale, in MotoGP. Sì. E è una cosa che nel motocross non esiste. Non esiste.
per la sua particolarità sarà interessante scoprire come andrà. Sì, come ci sono molte più masse rotanti all'interno del motore, nessuno l'ha mai usato che io sappia, non credo no. che ci sia mai stato. E è bello anche vedere che una casa porta in un posto sconosciuto dove è detta legge un'altra tipologia di motore. Un progetto così personale, sì, anche, cioè sì. Una fortissima brand identity, anche nel senso di portare una roba. Noi facciamo questo in pista e abbiamo deciso di portarlo in fuoristrada. Sì. È una bella presa di coraggio. E poi Ducati Corse sembra che stia funzionando bene, MotoGP, Superbike. Vedremo come andrà sulla terra, no? Sì. Allora, il video in realtà abbiamo già finito, lo mettiamo a metà del video, questa parte qua, perché ci sono arrivate le foto e ci sono un paio di dettagli. Possiamo rubare qualcosa, dai. Qualcosina. Allora, premessa, la moto non si sa che stadio è dello sviluppo, quindi potrebbe essere che tutto quello che diciamo ora non ci sarà sulla moto definitiva. Sì, però sono fatto vedere così bene, soprattutto la ruota dietro. Esatto. Dai, qualcosa ci sarà che... Allora, partiamo ruota posteriore, tutta la parte dietro, c'è il forcellone alluminio, che è molto simile a quello ad esempio che usano sulle moto da strada, tipo sulla Desert X con la riga che parte di qua. Disegno loro comunque, non l'ho mai visto su nessun'altra moto. Particolare la regolazione che si porta del telecatena. È molto grosso, non c'è la testa del dado e basta. Sì, diciamo che sono poi dei piccoli componenti che non si sono... Cioè, si vede proprio lo stemma, il brand Ducati, che entra... C'è cioè qualcosa che non hai mai visto, che devi fare... Ad esempio, il delicatino ho visto fatto così di non... Sistema di regolazione così no. Beh, poi Ducati, sicuramente la gomma che è Pirelli, tutti i Ducati che escono su strada escono con Pirelli. Questa Pirelli, Edo? La Midard, a vedere così il tassello sembra... Se vedi che c'è un po' incavato... E poi allora i buchi sembrano ricavati dal pieno, che non è una roba proprio comune, anche qui ci sta il stesso discorso di Triumph, vorranno fare una moto super premium comunque. Esatto, super premium, super leggera, con... la cosa che salta per l'occhio è la pinza. Sì, esatto. Vabbè, allora c'è questo disco qui, un po' strano, è molto vuoto, sembra super leggero, anche qua i collegamenti col mozzo sono proprio risicati. Bravo, risicato, molto vuoto. E la pinza che... Non me la ricordo. Ci attacchiamo alla porta esatto, esatto. C'è il prolungamento invece che la pompa il serbatoio dell'olio. Ricorda è tantissimo. E quella pinza lì... In realtà ti potrei dirti Brembo. Sì, però poi se mi dici, vedo davanti, certo. Mi sembra strano, quindi... Però è un po' strana come cosa, perché ad esempio Ducati è Brembo, punto. Non esiste una Ducati che non abbia Brembo, quindi anche qui magari sai, moto in fase di test, ci sta anche che abbiano provato Nissin. Assolutamente. E ultima cosa? No, direi che l'ultima si nota ancora qualcos'altro. Allora, sicuramente il manubrio senza traversino, questa piega ricorda un po'... Beh, è difficilissimo da dire, però vabbè, vedere il 618 è camuffato, però è un rental, se vede il 618 sembra un rental, l'ho guardato bene. E vabbè, serbatoio in alluminio. Cioè, il serbatoio in alluminio. Serbatoio in alluminio interessante nel cross. E quindi significa che la moto avrà telaio in alluminio anche. Perché molto è difficile un telaio in acciaio con sopra un serbatoio in alluminio. Di solito l'abbinamento va per la comune, diciamo. Abbiamo poi una sella super dritta, super sembra compatta, sottile, per quello che può vedere, mostrare questa foto qua. Diciamo che siamo stati bravi anche a nascondere. Sì, adesso magari noi stiamo guardando le foto di una moto che non esiste. No, di una moto che sì, esatto, che magari... Ma sicuramente in fase di sviluppo le foto non sono state fatte ieri. Certo. Sì. Però è qualcosa di interessante. Poi moto tutta nera, la tabella la vedete nel video anche più avanti. Vabbè, moto giù tutta nera, però non mi viene da dire sarà così, non si sa. Sarà tutta nera, magari sarà gialla, verde, blu, cioè qualsiasi colore. Però adesso sarà più semplicemente. No, mi viene da pensare che nel momento di test giustamente la fai. Sì, sì, camuffata al massimo. Però tabella, che secondo me se dovesse uscire di serie così sarebbe super figo, la tabella che va a coprire le piastre inferiori tipo Sycra, classica americana, quella super stile. Davanti ricorda un po' così, vista veloce, è vero, però sai, non vedi neanche una forma del parafango anteriore, ci sta, vediamo, non lo so, comunque qua vedi anche con il codino che è completamente integrato con le tabelle. Esatto, un po' come stile KTM. Esatto, poi vabbè. Beh, anche il silenziatore che si vede con questo. Sì, si vede la piega un po' strana. Dai, vediamo. Vabbè, questo è tutto quello, sono tutte le supposizioni, però vabbè, qualcosa si vede. Questi dettagli qui molto interessanti. Chissà vedere Tommy se è tutto qua. Beh, noi una chiamata con Antonio ce l'abbiamo più o meno. Sì, sì.
lì per lì, dai, vi promettiamo che prima o poi ci facciamo raccontare meglio da Antonio stesso un po' l'evoluzione. Come è andata e cosa si aspetta. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto questo. Marcos, spero che mi verrai a salutare anche a sto giro nei commenti. Va bene, ti vogliamo bene anche a te, Marcos, dai. Va bene, va bene. E ci vediamo al prossimo video. Bella, bella raga.